Sono un po' triste oggi. Mi ha chiamato mia madre e mi fa: devo dare una brutta notizia. Ora, mio padre si è operato di fegato, no? Aveva un tumore al fegato in Inghilterra e recentemente, un mese fa, si è operato al fegato, no? E questo sabato c'è il battesimo della mia nipote, della figlia di mio fratello. Chiama mia madre . Devo darti una brutta notizia. Pensavo che era morto mio padre. Una vita da alcolizzato, una vita da buttare via, divorziato con mia madre 30 anni fa. Mi aspettavo quella cosa lì. Non è successo quella cosa lì. È morto un'altra persona, a me molto cara. Molto cara. Era uno zio secondario, così, ma era una di quelle persone lì che li volevi bene solo a guardarlo, va bene? Faceva il cuoco, dai, tutti i cuochi sono bravi, che cazzo, no? Non ci sono cuochi stronzi, i cuochi sono tutti bravi. Faceva il cuoco, si è sentito male settimana scorsa e fra l'altro lui con sua moglie dovevano battezzare questa bimba qua che è nata recentemente, la mia nipote, no? Dovevano venire qua, no? E ieri tutti incazzati, tutti arrabbiati, no? Perché questa mia zia non veniva più qua, no? Non ci aveva detto il motivo che lui, questo mio zio qua, era in ospedale, che aveva avuto un preinfarto. Non ce l'aveva detto quella cosa lì, non l'aveva detto a nessuno. Non posso venire, non vengo più a battezzare. Cazzo. Dice, ci mando mia sorella, un'altra zia, no? Tutti sconvolti. Insomma, lo dimettono sabato mattina, non so quando lo dimettono, sta 3-4 giorni in ospedale per questo preinfarto e stamattina è morto. Chiamo Edward, cazzo, devo fare modo maniera per andare in Belgio, devo essere a funerale in tutti i modi. Però sabato c'è il battesimo, come faccio? Guardo i biglietti, cazzo, per metterlo meno in difficoltà perché il funerale è giovedì. Da noi in Romania usa che si tiene tre giorni in casa, molto, 4 giorni, una settimana, non so quanto si tiene i morti, questa usanza qui di tenere i morti in casa, no? O almeno c'era fino a qualche anno fa, poi lo devi sotterrare a un certo punto, no? Sono entrate le leggi europee, siamo entrati in comunità europea, quindi certe tradizioni, certe usanze non si fanno più. E ho chiesto, ma mi dici quando c'è il funerale? Giovedì a mezzogiorno. Che mi guardo... scarico l'app eDreams da Play Store e cerco di essere lì giovedì mattina, no? Ora, il biglietto di sola andata è 200 euro, no? Non è tanto, però andata e ritorno sono 800 euro, cazzo, sono 800 euro. Andata e ritorno, partire mercoledì sera per ritornare giovedì sera, no? Per essere a lavoro, perché Edoardo, ho parlato con lui, guarda, metti in una difficoltà clamorosa, Pietro, se parti mi metti proprio a pecora in tutti i modi. Sei già partito una volta, che sei andato a Firenze, hai fatto già del casino, hai fatto danni, hai fatto qua, hai fatto là, qua, non mi interessa. Devo partire, no? Però 800 euro sono troppi. Sono troppi. Sì che ho pensato di partire in macchina, ho pensato di partire in macchina venerdì sera, di andare in Belgio. Andrò la macchina, quanto saranno? 1000 km, non lo so, 1100 km da Lucca fino a Bruxelles, che loro abitano a Bruxelles, questi miei parenti, no? Abitano a Bruxelles, cazzo, li volevo bene, era proprio una brava persona. Mi ricordo che quando sono scappato qui dalla polizia, che sono andato in Belgio, da loro mi hanno accolto a braccia aperte, senza giudicarmi, senza nulla. Quindi la polizia mi cercava qua in Italia e io sono scappato da loro in Belgio, no? Per non fare la galera. Mi toccavano 1 anno e 4 mesi, mi toccavano. E per la paura sono scappato in Belgio, no? Per 3 mesi. E mi hanno accolto a braccia aperte, cazzo. A braccia aperte mi hanno accolto.
Ma anche quando ero piccolo era sempre una persona disponibile, sempre, mai una battuta fuori posto, mai niente, va bene? Cioè, proprio una persona di quelli... Non lo so. Non lo so, probabile partirò sabato, probabile. Non so, l'ho pensato, perché 800 euro per partire, cioè, sono troppi, non lo so. E non vorrei nemmeno nei casini, Edward, non lo vorrei mettere. A meno se va, anche se è già stato fatto il funerale, no? Dice, almeno vai lì per portare le tue condoglianze, no? L'ultimo saluto. E parlando di questa cosa qui, parliamo anche di lavoro così, cerchiamo di far intrecciare questa cosa qui, questa brutta cosa qui che mi è successo a me, ma succede a tutti, ma poi nella vita succede a tutti. La realtà dei fatti era che lui lavorava tanto, di questo mio zio qua, e pesava 90 kg, aveva un po' di pancetta, ma non è che era obeso, non era fuori forma, no? Cioè, però quando lavori tanto non ti curi, non è una persona di quelli che si curava tanto della salute, che andava in palestra o stava attento, no? Era uno di quelli per la famiglia, normalmente, no? E poi a un certo punto della nostra vita succede a tutti questa cosa qui della morte, no? Ci devi fare i conti prima o poi. Quindi, per fare intrecciare questa cosa qui, come ho detto prima, c'avevo questo amico qua che faceva il locale qua a Lucca, no? Il giornaliero. Due miei amici, no? Che si lamentavano sempre di questo lavoro qua, che lavoravano tanto, no? E erano sotto stress, no? E il loro datore di lavoro era una brava persona, no? Era il figlio del mio primo capo, quello che mi aveva licenziato a novembre, quando si è bruciata la frizione. Chi sa, conosce il canale, sa quello che mi è successo a novembre l'anno scorso, che mi si è bruciata la frizione e poi il capo mi ha licenziato dandomi la colpa a me che l'ho bruciata io la frizione, anche se non era vero, perché il camion era già partito, no? Era un catorcio e è capitato che mi si è rotto a me, ma buonanotte, lì non era mia colpa assolutissimamente, no? Quindi lui era figlio di questo signore qua per cui ho lavorato io, come licenziato, no? Una brava persona, tutto quello che è, però il lavoro era pesante. Cioè, io tutte le volte che parlavo con Giovanni, che uno si chiamava Giovanni, tutti due rumeni, uno Giovanni e uno Emiliano, no? Nessuno dei due lavora più con quel ragazzo lì, con questo... Non facciamo il nome che non è bello, questo ragazzo qui c'ha 30 anni così, ora c'ha 4... Prima c'aveva due macchine, ora ce n'ha 3 o 4, non mi ricordo. C'ha 3 o 4 trattori, 5-6 semirimorchi, non lo so. È uno di quelli che fa il padroncino così, no? Praticamente non c'è un piazzale, no? Non c'è un piazzale, lascia i rimorchi al giro, insomma, e fa aggancia e sgancia, no? Il giornaliero, però il lavoro è pesante, a volte fanno anche 4-5 rimorchi al giorno, no? Però il lavoro è pesante, no? E sia Emiliano che Giovanni si lamentavano di questa cosa qui, no? Ora Giovanni ha trovato lavoro più fisso in un'altra azienda che fa 3 o 4 trasferimenti al giorno, una roba così, qui alla Selene di Guamu, va bene? Emiliano invece è andato in Romania, allora per farvi capire com'è la storia, no? Emiliano invece è andato in Romania perché si sentiva male, no? Cioè, è andato a fare una mezza vacanza in Romania, però ha detto, mi faccio fare anche una visita medica dal dottore, no? Mi faccio fare una visita perché non è che sto tanto bene al lavoro, no? Tra l'altro Emiliano c'aveva questo problema qua in famiglia, che lavorava solo lui, va bene? C'aveva un figlio e una moglie e lui doveva mandare avanti tutta la baracca, no? L'abbiamo già visto con tanti camionisti che lavorano da soli, con tante dichiarazioni su questo canale, con tante interviste, no? E quindi si faceva tanto il culo, no? Guadagnava bene, guadagnava intorno ai 2700 euro con tredicesima e quattordicesima dentro a fare qua il giornaliero a Lucca, no? Insomma, va in questo viaggio in Romania per questa mini vacanza qua, e intanto si fa fare anche una visita medica, visto che in Romania costa di meno, si fa fare l'attacco al cervello, no? L'attacco alla testa. Viene fuori, arriva il dottore, gli dice, guarda, te lavori troppo, te sei sotto stress, te se non la smetti muori, te se non cambi quel lavoro lì, te muori, te lo capisci? Le sigarette, più caffè, più questo lavoro qui che ti sta massacrando, capito? Che era proprio un lavoro, cioè, ragazzi, di fare il giornaliero, di fare aggancia e sgancia, scaricare, ricarica, apri, chiudi, sgancia il rimorchio, agganciare un altro, vabbè, tutti i giorni. Poi soprattutto questa cosa qui di alzarsi tutte le mattine alle 4 e mezzo, va bene? Perché te alle 6 devi stare in fabbrica, quindi a caricare, dovessi prima a caricare, perché l'azienda, non so, DS Smith, può darsi? Oh, no, Smurfit K, chi è nel settore conosce Smurfit K, no? Si aprono alle 6,
e te da giornaliero devi arrivare lì per primo a caricare, no? Perché c'hanno la precedenza, quindi però per le 6 dovevano stare lì a caricare tutte le mattine, tutti i giorni. Quindi se ci metteva 40 minuti da Luca fino in Garfagnana per arrivare là, fate i conti voi, prima che ti svegli, che monti nel camion, che ti devi alzare minimo alle 4:30, va bene? Quindi tutte le mattine 4:30 fino a volte anche alle 7 di sera, va bene? Sempre corse, sempre di furia, sempre di stress, va bene? Per 2-3 anni di fila così. Dato Romani ha fatto questo check-up così, questo attacco alla testa. Se non la smetti muori. Forse non ci siamo capiti bene. Sigarette, caffè, lavoro, morto. Te, massimo, perché sentiva male, facevamo alla testa e a volte sveniva, no? A volte gli capitava di svenire questo ragazzo qua, no? Ha smesso, ha ascoltato il dottore, ha mollato il lavoro qua in Italia, se n'è andato in Romania, fa un lavoro meno stressante, fa la linea, mi ricordo, se non mi ricordo male, fa la linea con la Polonia, Romania-Polonia, che non so, andata e ritorno, penso che dura 3 giorni, una roba così, con il camion. Dici, faccio un viaggio a settimana di quello lì, prendo, non so, gli danno 300 euro a viaggio, ne fa 4 al mese, 1200 euro, sta bene così. Non ho bisogno di 2500 euro per campare in Italia, per pagare bollette in Italia, ultra grassi, affitti ultra grassi, tutte queste robe qui, per cosa? Per poi morire? Quindi ha fatto in tempo a levarsi, prima di morire, ha fatto in tempo a levarsi. Questo è il lavoro del giornaliero, che è pericoloso per tanti camionisti, no? In questo caso qui stiamo parlando di un cuoco, abbiamo, diciamo, portato così la mia storia di questo mio zio che è morto stamani mattina, no? Perché tanto vi volevo parlare di questa cosa qui, di questi ragazzi qui, va bene, che hanno smesso di fare il giornaliero perché era troppo stressante, va bene, ve lo volevo portare in qualche maniera, visto che è successo questa cosa qua, è andata così, ora Giovanni a lavorare alla Selene, Emiliano è andato a lavorare in Romania, quindi si sono levati perché io. E ora questo ragazzo qui, c'ha 3 o 4 ragazzi giovani, che sicuramente possono. Ma mi ricordo che anche a me qualche volta mi aveva chiamato a lavorare per lui, no? Però era troppo stressante, era un lavoro troppo brutto, no? E io con Edward mi ci trovo bene perché mi sveglio alle 6, mi sveglio, cazzo. Si comincia a caricare alle 8, no? Si fai colazione con calma, colato con calma, anche se tu fai 12-13 ore di lavoro, che a volte arrivo la sera a casa alle 8, non è un lavoro stressante, va bene? Non è che mi stresso, sto lì a pensare, a rimuginare come quando lavoravo per quell'altro, no? Che caricavo in out e dormivo 4 ore a sera, capito? Mettevo in pausa alle 2, poi alle 5 mettevo in out per entrare a caricare e mi rimaneva altre 3 ore di pausa, capito? Pause così spezzate e ti gira i coglioni, ti ci incazzi perché sei stanco, devi guidare stanco, tutte queste robe qua, no? Proprio lavorare sto stress, no? Quando facevo quel lavoro lì che guidavo di sera, chi si guarda i miei reel e le mie cose vede come ero ridotto, va bene? Anche la mia faccia quando registravo e ero proprio, cioè, nell'ultimo stadio, che se continui così per un paio d'anni, già è tanto se non fai l'incidente che non ci lasci le pale, però poi il cuore cede, no? La testa cede, ti arriva qualcosa qua sopra, non so come si chiamano, va bene? Tra l'altro oggigiorno noi consumiamo tutti, caffè, alcol, sigarette, tutti siamo così, non ce n'è uno che dice che io sono perfetto, va bene? La maggior parte consumiamo tutti, caffè, alcol, sigarette, zuccheri soprattutto, queste robe qui che fanno stramale, va bene? Perché siamo una società così, quindi ci fa più tanto. E niente, così ragazzi, è così. Guardo se partire sabato, venerdì sera, non lo so, sto rimuginando perché poi sabato c'è anche il battesimo, tante cose, non lo so perché gli volevo bene a questa persona qua. Brutta storia ragazzi. Bisogna fare i conti anche con queste cose qua nella vita, Io sinceramente quando mi ha detto mia moglie che non veniva a battezzare questa mia zia, ho pensato che lei tanti anni che non viene qua, non è mai venuta in Italia se non sbaglio, la sua sorella è sempre venuta a trovarci, anche noi siamo andati in Belgio, no? Lei non è mai venuta per questioni di lavoro, insomma è sempre stressata, no? Si lavora tanto anche lei. Poi tu si vede, c'è da fare altro, che ti devo dire, non è mai venuta, se non è venuta nemmeno stavolta, capito? Ma mi ricordo che ai battesimi di entrambi i miei figli mi ha mandato i soldi e basta. Mi hanno mandato soldi e basta, perché si usa dare soldi quando si fanno un battesimo in Romania, va bene, si usa dare soldi, regalano, insomma.
E so che io non ci posso essere, ma anch'io lo faccio tante volte, che non, se non posso andare a un battesimo in Romania, mando i soldi, basta, mando il mio regalo e buonanotte, finisce lì, così. E mi ricordo che a entrambi i miei figli al battesimo non è venuta, e ho pensato, si vede, non è venuta, ha cambiato idea, che so io, c'è sempre il lavoro per la testa, lei, vai te a sapere, capito? E invece no, perché lei doveva battezzare, era convinta sicuramente, però siccome, sai, le è morto il marito, che le vuoi dire? Che io sono il primo a dire, si annulla il battesimo e si fa il funerale, sono il primo a dire, però come, non è che le prendo io queste decisioni qua, no? Non è che le prendo io, però io l'avevo buttata lì così. No, sono... Te ti immagini te che devi venire a battezzare, cioè... Ora la butto per ridere perché guarda, sono veramente triste, sono triste. L'ultima volta che ero così triste mi era morto il gatto, mi ricordo. Che... No, non mi sono incontrato io tante volte con la morte, da quando sono in Italia non mi sono mai imbattuto nella morte, sinceramente, quindi l'unica, mi ricordo l'ultima volta che ero così triste quando mi è morto il gatto e basta. 6 o 7 anni fa mi è morto il gatto, no, un po' di meno, forse 4-5 anni fa mi è morto il gatto. L'avevo preso io da cucciolo da quando era piccola, mi ricordo l'avevo trovato abbandonato in una casa, ho messo la mano dentro una finestra rotta così piena di vetri rotti, no? Ho messo la mano così, ero su a Fiano, a Pescale, dove abito io, nel comune di Pescale, dove abitavo all'epoca. Ho messo la mano così, l'ho tirato fuori, ero piccoli, avevo uno seno 18 anni, così avevo anche paura di mia madre che non lo volesse, questo gatto, insomma, bel casino, no? L'ho portato, mi ricordo, col pullman, perché non avevo nemmeno l'auto, non avevo nemmeno la macchina, ero senza lavoro, senza nulla, così. Però presi coraggio e portai questo gatto, questo cucciolo di gatto qui a casa, no? Ha vissuto per 6 o 7 anni, ha vissuto, si chiamava Puli, no? L'ho portato in un cartone dentro il pullman, mi ricordo ancora, no? Stavo con mia moglie, se non mi ricordo all'epoca. Sì, stavo ancora con mia moglie, avevo 18-19 anni. E ho portato a casa questo gatto qui, che è diventato, diciamo, qui parte della famiglia, no? È diventato subito parte della famiglia. L'ho portato in un cartone così ed è rimasto con noi finché il giorno che l'abbiamo trovato morto, purtroppo, schiacciato da una macchina. Fanno così i gatti, sono bastardi, sono figli di puttana i gatti. E lì mi ricordo che ero in palestra, mia madre mi ha chiamato, mi dice guarda, ho trovato Puli. E quando mi ha detto ho trovato Puli, ho capito che lui non era ritornato a casa, perché l'aveva trovato lei morto, quindi quello è stato il mio unico incontro con la morte qua in Italia, per così dire, ragazzi. Non so, perché anche di andare in Belgio, no? E sconvolgere anche la famiglia, no? Sconvolgere in un modo, ti metti in pericolo a guidare tante ore, no? Con la macchina, perché non è guidare con... Un conto è guidare un camion, un conto è guidare una macchina. Un camion hai molta più visibilità, con un camion sei molto più sicuro perché vai più piano, insomma. Di andare venerdì sera, di partire venerdì sera, di essere sabato mattina, poi di non andare nemmeno al funerale, non ha tanto senso a questo punto qua. A questo punto qua li chiami per videochiamata, no? Li chiami, dici cazzo. Ti metti in lutto, no? Ti metti fai 40 giorni di lutto, come è normale che sia, di più non si può fare, no? Dici cazzo, faccio 40 giorni di lutto e fine lì, di più non si può fare. Però mi torna anche brutto di andare al battesimo, perché ai battesimi si balla, si cosa, no? Si fa, mi torna anche brutto di andare al battesimo e divertirmi, sinceramente, se devo essere onesto con voi, cioè, è brutto. Vabbè ragazzi, chiudo qua, finiamo la giornata, mi manca ancora un altro carico, vado su a caricare, sinceramente andiamo su a caricare, chiudiamo la giornata di oggi che oggi è martedì, e vediamo come si sviluppa la settimana. La destra dice di chiudere la frontiera, non è così che combatterete la mala. Date i consigli di quello che dobbiamo fare, voglio vederti vivere come me e dopo parlare. Sono di tutto per approfittare, approfitta e morsi ma di decineare. Anche se i detenuti li mandate indietro, crescerà la rabbia per le strade, questo è certo. E quando il figlio crescerà e gli chiederà perché ti comporti così papà, smeccherei, sinemente asta, rassa e rassa, il sangue non è acqua.